Diciamo che il digitale ha portato un vero cambiamento, non tanto rispetto alla macchina in sé, diciamo, perché poi quella è una questione di gusto, di inquadrature, la distanza, dipende dagli obiettivi. Ecco, a me piace avere la macchina presa addosso. Qui, una volta ho fatto un film, tutto con questi obiettivi Leica, tutti i grandangoli, mi facevo i primi piani. Con questi grandangoli, però con questi obiettivi Leica che non deformano, e quindi facevo i primi piani con la macchina presa qua. Io adoro, cioè io voglio sentire la macchina presa vicino, perché c'è un rapporto, è un'entità per me la macchina da presa, non una telecamera. Però la cosa che è veramente cambiata è la quantità di luce, perché le macchine oggi sono molto più sensibili, e quindi questo fa sì che i direttori della fotografia debbano mettere molto meno luce. Prima si facevano i film e c'è cioè, 12.000 il Jumbo puntato in faccia, che sono delle luci fortissime, quindi diciamo segnano molto, perché hai una quantità di luce. Per cui questo è cambiato, si ha più facilità, però anche in questa nuova tecnologia, mi piace dire questa cosa, ecco, ad aumentare della velocità diminuisce la potenza. Tutte queste tecnologie velocizzano sempre i processi, quindi c'è meno bisogno di meno luce, e quindi tutto si fa. Il digitale gira, tanto digitale giri quanto vuoi. Prima, quando facevamo i film, la pellicola costava un sacco di soldi, quindi l'azione e lo stop, cioè dall'azione, lo momento sacro, quindi prima di dare azione, di accendere la macchina, di far girare la pellicola nel magazzino, bisogna pensarci bene. Quindi è cambiato, è certo che è molto più facile, è molto meglio con il digitale sotto tanti punti di vista, però è come se perdiamo sempre un po' di peso, un po' di peso proprio, di pathos. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa su questo digitale? Posso aggiungere una cosa su quando si parla di cultura, no? Questo festival, questo teatro, no? Sembra un discorso fatto per compiacere il pubblico, però parlavo con queste ragazze che sono qua, tutte con le loro mascherine, le loro divise, i ragazzi che collaborano ai vari livelli. Quante occasioni di scambi di pensieri a cui loro possono partecipare, no? Quanto progresso personale, quanta possibilità velocemente di crescere, di appassionarsi, quante future professionalità possono nascondersi intorno al festival, non solo tra il pubblico, ma anche io ne ho visti tante di facce, di bellissime facce. E di bellissimi propositi, che hanno l'occasione in pochi giorni di fare dei passi in avanti incredibili nelle loro conoscenze, nell'approccio a un mestiere così complesso come quello del cinema. Io penso che questo Superfestival che Felice ha messo in piedi porterà anche un giorno ad avere ancora nuovi registi, nuovi attori, nuovi sceneggiatori, nuovi Quello è presentatori. inevitabile, fa parte della No, vita. grazie, grazie. Però quando c'è Grazie. bellissime fance, speravo di poter cambiare Voglio ringraziarvi perché questo è il luogo di attenzione. Di attenzione ce n'è bisogno tanto. Grazie a tutti.